Ciao, sono Enzo Waitamaki, vi do il benvenuto al Tom di Ordinary Market di Milano, la casa dei Rock Files di LifeGate. Nella puntata di oggi due ospiti che hanno molto in comune, non solo per via della comune passione per il rock, il folk e la canzone d'autore, ma anche perché hanno fatto dell'etica, dell'impegno politico-sociale e di un'autentica passione per la musica una ragione di vita. Entrambi poi hanno sviluppato il loro amore per l'arte insieme ad un fratello, se i secondi suonano da sempre insieme. Il primo ha scritto canzoni come Il bandito e il campione che sono entrati di diritto nel songbook di suo fratello Francesco. Ospiti dei Rock Files di LifeGate, Luigi De Gregori e i Gang. Questa è la solita vecchia storia, sempre la stessa eppure diversa. Le mie canzoni che ho registrato negli ultimi 10 anni, alcune sono dei remake, quindi con l'intenzione anche però di sistemarle a memoria, ecco, cioè di fare qualcosa che è approvata dall'autore, che sono quelle che ormai sono definite, sedimentate, approvate, eccetera. Quindi è tutto, è un campionario, l'inizio di un campionario, perché poi penso che ne farò anche altre che sono state escluse per ora. C'è poco da preoccuparsi, perché ora è vecchio, non cerca vendetta, cerca soltanto un amico, un aiuto, forse un prestito, una bicicletta. È anarchico come scelta dei brani, come, cioè, una cosa che ho fatto veramente in maniera apparentemente casuale, non ci ho pensato neanche 5 minuti. Era un po' come immaginarsi la scaletta di un concerto. Naturalmente li dovrei fare con una band. 4 parole nel loro dialetto, forse una stretta di mano ed un patto. Scrivere per me significa intanto prima di scrivere pensare. Quindi i pensieri arrivano in maniera incontrollata, arrivano nei momenti più strani, in momenti di stress o in momenti tranquilli, indifferentemente. E li annoto su dei pizzini, sul notebook, su. È così. Lui un vecchio pastore di nuvole, un minatore di desideri, un marinaio di lungo corso. Non facevo mistero di essere De Gregori all'anagrafe. Da giovani uno ha intanto l'ansia di essere unico, di non essere confuso con nessuno, un problema di identità, di ricerca dell'io o del sé, meglio dire, di ricerca del sé o dell'io. E quindi era soprattutto per quello, poi anche per una cosa che ha un suo senso comunque, cioè se c'hai 2 prodotti è bene che abbiano 2 nomi diversi, e quando uno fa un disco in fondo e lo mette nei negozi fa un prodotto. Sono tutti i posti dove è già stato e quelli dove deve ancora andare. Sinceramente non mi sono pentito, perché a parte che mentre facevo il bibliotecario ho anche inciso, mi pare, almeno 3 vinili, ma quindi non mi ha impedito di seguire anche la musica, ma perché è un lavoro che mi ha dato comunque molte suggestioni, molte informazioni, era un lavoro assolutamente interessante. Però 10 anni sono stati abbastanza. Vostro onore, mio padre era un bambino. Che lo faccia fare un altro disco, rimettermi lì in studio, i musicisti, gli arrangiamenti, ma anche perché poi il pubblico nostro quelle canzoni lì le cantavano, continuavano a cantarle, meglio di 20 anni prima. Buongiorno vostro onore, venne a prenderlo la vita. Noi abbiamo cercato di dare alla cosiddetta cassa comune un tono politico, perché l'essenza della politica è creare comunità, dà impulso, vigore, portare alla vittoria, al risultato finale, e soprattutto creare delle economie. E tutto questo è successo col nostro crowdfunding. Così quando non hai scelta, non ti resta che il coraggio.
erano canzoni che nel cassetto, alcune di queste ci stavano da anni. Poi la scelta è stata quella di mettere insieme quelle 11 che riuscissero a fare una prospettiva, insomma la finestra aperta sul mondo dei gang in questo periodo. Mare nostro, ascolta, ti prego, questa notte porta pazienza. C'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza. È la strada la grande maestra, noi siamo sempre stati dei grandi viaggiatori, no? Su e giù per il paese, sempre, in continuazione per tanti anni. E gli incontri poi lasciano delle tracce profonde, delle emozioni, e pian piano diventano delle canzoni, come nel caso di Gabriele Moreno Locatelli o Non finisce qui, il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro di Sesto San Giovanni, o L'ottavo chilometro Wilfredo Gaimi. Sono tutti incontri che noi ci abbiamo avuto nell'arco del tempo, sulla strada. Mare nostro, tu sai chi li guida, è quel Dio che non ha frontiere. E io penso che nella riscoperta delle radici c'è la possibilità di ricostruire delle ali, ed è lì che va, soprattutto lì che va, come posso dire, il nostro lavoro. L'interlocutore resta quello, quella radice lì, perché penso che questo paese aspetta da tanto tempo una grande rivoluzione, un momento che è il ritorno di un grande umanesimo. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, pane spezzato e diviso alla fine del giorno. È stata l'ultima grande epica del rock and roll. Io non penso che dopo ci sia stata la stessa grande epica. Loro sono riusciti a mettere insieme tutto quello che restava del rock and roll, tutte, e l'hanno portato al di là delle mura occidentali, hanno aperto al villaggio globale. Quindi quel progetto lì resta ancora validissimo per noi, ma penso anche per tante altre generazioni. Ci sono dei momenti precisi, no? Woody Guthrie, da cui parte tutto, poi c'è Dylan che riesce a fare i conti con le comunicazioni di massa, e poi ci sono i Clash, insomma, che aprono al nuovo, che avanza.